Non vedo nulla però. Oh no! Lo sapevo! È un pacco polacco! Ha reso tutto il mondo bianco e nero! Tuorlino! Zero pacchi e solo swag! Su, Tuorlino, dai! C'è di peggio che finire in un pacco polacco. Però oggi è fumacupido, quindi i pacchi non devono proprio esserci. Quindi stai qui a vegliare su di noi, mentre porterò pecorelle smarrite lontano dalla strada del Tresciamore per addentrarci nella retta via della subdolaggine. Perché oggi è martedì, il che significa fuma cupido risolve, ovvero l'unica rubrica a colpi di si subdolo, si subdola, bacialo, baciala, lascialo, lasciala, risolve tutti i vostri problemi trash amorosi in poche semplici mosse. Per partecipare al fuma cupido è molto semplice, mail, solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati, mail come nel 95 con oggetto fuma cupido. Fuma cupido e poi solo in caso di aggiornamenti di storie già trattate qui o nel caso di story time, mettiamo su fatti analoghi a quelli presentati dove voi avete seguito i consigli che ho dato. Nickname trasciamolo sopra il mantro animato, mail non troppo lunghe, sintesi e soprattutto aspettate perché me ne arrivano tantissime. Tutto ciò che viene inviato al fumacupido resta al fumacupido, no consulti privati, l'ho già detto forse, e no ripensamenti soprattutto, e puntate a storie originali che non abbiamo già trattato. Io capisco l'esigenza di avere una consulenza col fumacupido, ma ci sono troppe storie di innamoramenti lampo sull'autobus, ok? O di storie in cui ci si innamora del miglior amico. Quindi se non c'è lo scribizzo trash, pensateci due volte prima di inviare la mail. E detto ciò, iniziamo! E iniziamo subito con Friariello 98. Ah no, non è vero, scusate, Antonia Fantana, quindi Friariello 98 sarà effettivamente il suo desiderio trash amoroso, con cui intrattiene una travagliata storia d'amore. Ci conosciamo questo novembre su Flix, su Flixbooks, e passiamo l'intero viaggio a parlare senza sosta. Quindi ci scambiamo i nomi di Instagram. Da lì decidiamo di rivederci sotto Natale, dato che scopriamo di essere entrambi delle Marche e di essere abbastanza vicini. Appuntamento molto carino, mi sento a mio agio e così anche lui. Quindi decidiamo di continuare a sentirci e lui da subito mi propone di andarlo a trovare a Roma dove studia. Ok. Causa sessione di esame siamo tornati entrambi nelle nostre città universitarie, ma abbiamo continuato a scriverci ogni giorno, finché a fine febbraio sono andata a trovarlo a Roma. Abbiamo trascorso 3-4 giorni stupendi, tra discorsi, camminate, mostre, cene e altre cose furbette, ma che sbarazzina. È un ragazzo molto sensibile, colto, curioso, profondo, divertente, con cui ho stabilito una connessione immediata a 360 gradi e non mi era mai capitato. La settimana dopo torniamo entrambi nelle Marche e lui viene a trovarmi a casa. La settimana dopo torno nella mia città per l'Uni con l'idea di ospitarlo da me lì a poco, ma scoppia la pandemia. Rimaniamo separati per quasi 3 mesi, ma nel mentre continuiamo a sentirci ogni giorno. Quindi a fine maggio finalmente torno a casa e ci rivediamo ed è bellissimo. Ma sembra una storia d'amore zuccherina, dov'è il dramma? Quindi... no, scusate, lui poco dopo deve tornare a Roma per delle lezioni, quindi a giugno rimaniamo di nuovo separati, anche perché siamo entrambi pieni di esami a fine mese. Ora lui è morto in modo tragico un suo caro amico e sua nonna sta male, quindi è in un momento molto delicato, mi ha confessato di fare fatica a parlarne. Ci credo comunque. Questi ultimi giorni, se non li avessi scritto io, lui non mi avrebbe contattata, ci sono rimasta molto male, quindi gliel'ho detto, nonostante mi sentissi un po' così, per via della situazione in cui è. È uscito fuori che lui ha difficoltà con i periodi a distanza, non riesce a rendere bene il suo affetto con i social e per questo ha paura per la relazione, dato che ora a settembre partirò per l'Erasmus per 6 mesi. Ha detto che non sa se sarà in grado di gestire qualcosa del genere e deve capire se vuole continuare questa cosa e per capirlo ha bisogno di vedermi di più e passare più tempo assieme, cosa che potremmo fare tra metà luglio e fine agosto. Questo discorso razionale, ma mi ha distrutta, non me lo aspettavo. Difficilmente mi piace qualcuno e mi apro così tanto, quindi io mi sono già molto esposta e mi fa star male pensare che tutto questo sia sotto esame, in effetti non è il top. Per quanto lui mi ha detto che il tutto non dipende da me, ma da una sua personale difficoltà. Io da parte mia gli ho chiesto massima sincerità e di mollarmi subito se ritiene di non riuscire a gestire questa relazione.
Sono molto innamorata di lui, ma dovrò anche essere razionale nell'analisi di questa situazione per evitare di soffrire troppo. Secondo te, come dovrei comportarmi? Cosa ne pensi di quello che mi ha detto Friariello 98? Attendo i tuoi consigli, Antonia Fentena. Allora, c'è da dire che lui non si è comportato male, secondo me. Nel senso che, rispetto a tanti altri che stanno sul vago e in momenti di difficoltà tendono a ghostare e sparire, lui è stato molto sincero. Certo, non è il top il fatto che ti abbia fatto passare questa cosa dello stare sotto esame, perché comunque ti pone in una condizione in cui sembra che nella relazione ci sia una sorta di data di scadenza e ti metti anche nella condizione in cui credi che qualunque minimo sbaglio potrebbe in un certo senso pregiudicare la relazione che avete costruito. Quindi lui si è comportato bene, ma dall'altra parte è stato un po' troppo esplicito, se vogliamo. Dal mio punto di vista, da quello che mi pare di aver capito, lui mi sembra un ragazzo d'oro, nel senso che anche a lui piace te, nel senso anche lui secondo me è innamorato di te, ma ha il terrore delle distanze, ha il terrore anche di non avere al suo fianco, secondo me, una persona in grado anche di sostenerlo, se vogliamo, in un momento difficile che sta vivendo. È un periodo complicato, quindi sapere che già c'è una distanza in corso e già tu partirai per 6 mesi, insomma, io capisco il suo punto di vista, secondo me è condivisibile. Nel momento in cui hai paura in un certo senso di una relazione possa tramutarsi in relazione a distanza, quando non è così forte, perché una relazione deve partire subito a distanza e allora lì ti adegui, oppure deve in un certo senso avere alle spalle un background talmente forte che il periodo di distanza, per quanto difficile, secondo me è comunque valicabile, perché c'è impegno da ambo le parti. Quindi io capisco dal suo punto di vista che è difficile da sostenere una cosa del genere. Dall'altro punto di vista, però, dal tuo, io capisco le tue paranoie e le tue ansie. Tu hai fatto bene a scrivergli che comunque ti faceva soffrire il fatto che lui non ti scrivesse, perché è condivisibile il suo comportamento, perché ha altre preoccupazioni, però allo stesso tempo è giusto, siccome tu sei in un certo senso la sua ragazza, mettiamo, anche se non è chiara un po' la dimensione della vostra coppia, è giusto che tu gli faccia comunque capire le tue emozioni, i tuoi sentimenti per quanto riguarda i suoi comportamenti. Probabilmente gliel'avrei fatta passare del tipo che se hai bisogno io ci sono, cioè comunque di non colpevolizzarlo, perché la situazione è un po' pesante per lui, quindi ci sta che abbia la testa altrove e che magari non ti scriva. Non è un comportamento corretto al 100%, però comunque bisogna essere empatici e capire che obiettivamente è condivisibile che non ti scriva e che abbia altre preoccupazioni, abbia la testa sulle nuvole in un momento così delicato. Però dall'altro lato, quindi dall'altro lato io gli avrei comunque fatto intendere il fatto che il non scriverti ti ha ferita e che non è giusto, però senza colpevolizzarlo, ma piuttosto facendogli capire che laddove ci sia necessità tu ci sei. Che non vuol dire, attenzione, far la croce rossina, vuol dire semplicemente che devi metterla sul piano che esattamente come ci sei tu per lui, lui ci deve essere per te, una cosa del genere. Bisogna vedere come gliel'hai detta questa cosa, quando l'hai colpevolizzato quando gli hai detto che non ti ha scritto, gliel'hai fatto notare, perché probabilmente gli hai dato anche un input per il quale tu ti sei mostrata molto presa bene per la storia che avete costruito, e quindi lui, dato che in un certo senso teme di deluderti, probabilmente, perché attraversa un periodo difficile, ha l'ansia della relazione a distanza, secondo me ha paura del fatto che non sa come gestire questa cosa, e quindi piuttosto che affrontarla ti pone questa sorta di periodo di esame, no? Che in realtà cioè, secondo me hai fatto bene invece a dirgli: se devi lasciarmi, lasciami subito,
Perché i momenti di ambiguità, vi dico sempre, dovete optare per l'out-out. Non avete tempo da perdere. Non dovete perdere tempo con la gente indecisa, che abbia ragione o meno, perché il vostro tempo è prezioso. Per capire se una persona veramente ci tiene, dovete dare un secco out-out, secondo me. Tanto, se dice no, perdete una persona con la quale stavate perdendo tempo, sostanzialmente. Può sembrare cinica, ma è vera questa cosa. Se l'altra persona rimane, dice sì, voglio stare con te, è la situazione che è strana, o ancora si dimostra confuso, è lotta tra il cuore e il cervello, o ancora ti dimostra di tenere veramente a te, allora è lì che si scatena, in un certo senso, la consapevolezza che questa coppia sta funzionando, no? Cioè, dovete dare a volte degli piccoli shock per smollare la situazione. Un out-out è una cosa che l'altro non si aspetta mai, perché quasi tutti hanno paura di farlo, perché si teme della perdita, no? Ma secondo me è il modo migliore per far fruttare le cose anche, per trovare una soluzione in situazioni di stallo e ambiguità. Quindi, tu hai fatto benissimo. Il fatto che lui ti abbia detto no, quantomeno che non vuole lasciarti, deduco, e vuole comunque vivere con te questo periodo insieme, allora dovrebbe essere una molla, dal mio punto di vista, per fargli capire che qualunque decisione, anche per alleggerirti questo periodo di prova, qualunque decisione lui prenda, va bene. Cioè, nel senso che tu gli metti in chiaro i tuoi sentimenti in modo sincero. Allo stesso modo gli dici, guarda, ogni decisione che prenderai va bene, però prendila con la consapevolezza che del futuro che possiamo avere, no? In un certo senso, se questo mese che state vivendo, perché fine agosto, cioè ancora un po' di tempo, si è sviluppato in modo tale che state bene insieme, siete in sintonia, crescete assieme, allora, ma quanto sono importanti veramente 6 mesi lontani? Sono 6 mesi, certo sono lunghi, però allo stesso tempo, se veramente vi sostenete l'un l'altro, scorreranno, cioè andranno avanti senza problemi. Un consiglio che do inoltre, a prescindere, è di non rinunciare, soprattutto quando si è giovani, a periodi di lavoro, studio lunghi, all'estero o in viaggio, per una relazione. Mai, mi raccomando, non fatelo. Innanzitutto perché comunque se l'altra persona vi ama, vi sosterrà in questa scelta, perché dovete pensare anche al vostro futuro. E dall'altro lato, soprattutto in giovane età, è giusto fare quello che si crede per crescere, quello che è importante per crescere personalmente. Se una persona vi tarpa le ali sul fare un progetto grande che vi darà un'occasione d'oro, no. Questo è il no. Nella tua situazione, se fossi in te, allora innanzitutto verificherei se questo periodo di prova obiettivamente per te è pesante. Se è pesante, piuttosto taglia. Io capisco i sentimenti, però gli dici, allora, a me il periodo di prova non va bene, te lo dico subito. Cioè, non è che devi decidere tu se va bene o no. Io capisco di non essere il problema e quindi va bene. A me piaci, cioè sono innamorata di te, glielo dici, e allo stesso tempo a me non va bene di essere messa sotto esame. Poi magari lui ti dirà, non è quello che intendevo, bla bla bla. Questo se è pesante per te. Se invece la vivi in una dimensione del presente, in cui gli fai capire in un certo senso che una possibilità per il futuro c'è, perché secondo me lui è innamorato di te, allora vedrai che le cose potranno svilupparsi in un modo migliore. Trovate anche una soluzione per effettivamente portare avanti questa storia anche a distanza. Ma questo è il mio consiglio, voglio sentire anche i trascini all'ascolto, commentate qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Spero di esserti stato utile, in ogni caso ti mando il bacione e fammi sapere. Allora, veniamo alla seconda mail. Un ragazzuolo? Vediamo. Matteo, buona estate, spero che tu la passerai tranquillamente, cosa che non accadrà a me, però povera vittima di una storia trash, oh mamma mia.
Puoi chiamarmi Donald. Sono un ragazzo di 16 anni come tanti e ho un miglior amico, Chuck, a cui sono molto legato. Così tanto che molti pensano che stiamo assieme. E in effetti stiamo sempre insieme. A volte anche in disparte. Non usciamo con altri amici se lo facciamo. Siamo noi e basta. Non sono gay, ma ho sempre sospettato che lo fosse lui. E al mio compleanno, infatti, mi diede degli auguri e mi stampò un bacio sulle labbra. Davanti a tutti! Vengo poi a scoprire che ha un fidanzato, conosciuto su una chat. E sono fidanzate a distanza. Ora capisco perché tutti ci vedono come una coppia. Abbiamo litigato. Perché avete litigato? E lui ha cancellato tutte le foto con me sui social. Che drama queen, scusa. No, voglio capire... Aspetta, perché avete litigato? È saltato il pezzo fondamentale, perché se gli hai fatto una cosa orribile, ci sta che abbia reagito così. Ma è sempre... Ok. Vorrei chiarire con lui, ma è sempre così freddo. So che non me lo dovrebbe fregare, visto che mi piacciono le ragazze... Ma ci tengo così tanto a lui che sarei disposto a farci le cosacce per pur di riallacciare il rapporto. Matteo, cosa mi consigli? Aiutami tu. Grazie in anticipo, sei un grande. Grazie a te. Allora, carissimo, c'è una... c'è un po' di confusione qua. Allora, innanzitutto, non capisco la parte in cui tu dici che non ti dovrebbe fregare di riallacciare i rapporti col tuo miglior amico perché sei etero e lui è gay. Cioè, non è che devi farci le cose assieme, non è che sei obbligato a farci le cosacce se tu hai altri gusti, nel senso... Immagino che eravate migliori amici perché c'era una forte sintonia, cioè avevate tanti interessi in comune, cioè non è che devi farci le cose assieme se non sei interessato, cioè banalmente. Quindi anche la parte in cui sei disposto a fare le cosacce per chiarire, ma no, ma non devi farlo, cioè se te non interessa da quel punto di vista, perché devi venderti per fare le cose, cioè per riappacificarsi, ma soprattutto mettiamo anche il caso che è una di quelle storie in cui il miglior amico è innamorato del suo BFF, ma non dirà mai sì, ma perché è proprio una cosa che viene percepita, a parte che è brutta, ma è una cosa che viene percepita come: ah, ok, vuoi venire a letto con me, ma non ti interesso, non sei innamorato di me, non c'è un sentimento reciproco, vuoi venire a letto con me solamente perché mi rivuoi come amico, ma che cos'è? Ma non fare queste cose, ma stiamo scherzando? Cioè, se a te non interessa a livello erotico, a livello sentimentale, ma ti manca lui come persona, io non so perché avete litigato, sinceramente. Magari lui ti ha tirato il bacio a stampo perché... Non passare subito alle conclusioni. Magari ti ha dato il bacio a stampo perché è una sua dimostrazione d'affetto. Cioè, tra amici, secondo me, il bacio a stampo è vero che si usa poco, però tra amici stretti il bacio a stampo non è un limone, è un bacio a stampo. Cioè, nel senso, ci sono amici che si danno il bacio a stampo per salutarsi, tipo, non lo so. Però... magari è molto affettuoso da quel punto di vista, non è detto che lui sia innamorato di te, soprattutto quando stai insieme a un altro ragazzo. Poi certo, lui magari è innamorato di te, però a te piacciono le ragazze, quindi esce con altri, è un'eventualità che può essere, però da questo punto di vista, sinceramente, mi sembra più che la situazione è che lui è molto affettuoso, siete molto legati, la gente... Vabbè, ma anche se la gente pensa che voi stiate insieme, ma che te frega, ma scusa, ma tu di no, non stiamo assieme, ma voi direte no, non stiamo assieme, siamo molto amici. Ma poi se la gente fa gossip, ma lasciali parlare, ma che te frega? Cioè, alla fine, sai qua, cioè, se non fanno gossip su quello, faranno gossip su altro. Quindi, te devi essere gioioso di circondarti delle persone a cui vuoi bene e stare insieme a loro e non permettere alle voci altrui di tarparti le ali. Ma se loro sognano la ship tra voi due, ma lasciali sognare, ma che te frega? Te non devi pregiudicarti i rapporti perché c'è la gente che fa gossip e che crede che state assieme. Ma ben venga, ma lasciali parlare, fa un po' novella 2000 questa cosa, no? Cioè, easy. Però... mi raccomando, cioè, questi modi di agire, cioè, faccio le cosacce, sono disposto a fare le cosacce per tornarci amico, cioè, no,
Ma no, ma zero, ma è proprio anche proprio irrispettoso anche. Mettiamo il caso che lui ha una cotta per te anche, è irrispettoso anche verso i suoi sentimenti. Cioè, ma non devi neanche pensarlo, a meno che obiettivamente potranno piacerti le ragazze, però allo stesso tempo, non lo so, sei curioso, scopri che lui ti piace comunque. Cioè, easy, nel senso che la sessualità non è così divisiva, non è così schedata, cioè capita a tutti di avere delle sbandate per ragazzi e ragazze a prescindere dal proprio orientamento. Cioè, c'è chi segue il proprio gusto, il proprio orientamento per tutta la vita e chi invece è convinto di stare dentro a un'etichetta scopre in un momento della vita, almeno magari capita con una persona, però può capitare. Quindi in realtà, cioè, ok, le etichette servono per aiutarci in un certo senso a definirci, però la sessualità è fluida, cioè c'è da tenere in conto anche questa cosa. Però a prescindere, mettiamo il caso invece che tu sia eterosessuale convinto, ti piacciono solo le ragazze, lui non ti piace, ma vuoi tornarci amico perché è una persona a cui tieni. Cioè, ma semplicemente trova il modo di parlare dal cuore. Parla dal cuore, io non so che cosa hai fatto, perché se lui ti blocca ovunque, evidentemente non hai fatto una cosa così gioiosa, cioè l'avrai offeso in qualche modo, gli avrai fatto un torto o magari c'è stato un misunderstanding. In qualunque caso è ovvio che lui sia freddo con te, perché magari è anche un rapporto a cui teneva particolarmente e tu l'hai deluso. Però le grandi amicizie non finiscono mai, possono attraversare dei periodi di forte crisi, ma se tu dimostri a lui che è una persona a cui tieni, è una persona per cui faresti di tutto, ma non vendere il corpo per esserci amico, perché veramente no. Sei disposto a tutto per fargli capire quanto gli vuoi bene. Allora, l'altra persona, se tiene a te allo stesso modo, sarà in grado veramente, non dico di perdonarti, perché comunque la fiducia, non so qual è la gravità della situazione, ma la fiducia te la devi guadagnare. Magari ti perdona, ma la fiducia te la devi guadagnare lentamente. Però, comunque, le grandi amicizie non finiscono mai. Quindi, parla dal cuore. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Trova il modo di parlarci. Se lui è freddo, comunque, di quello che devi dire. Che sia face to face, che sia un messaggio, che sia una lettera, insomma, sfrutta l'ultima occasione che è questa per dire tutto quello che senti, per eventualmente chiedere scusa su sbagli che hai commesso e per veramente fargli capire quanto è importante il tuo rapporto con lui e che se hai sbagliato, se hai fatto dei... e che gli dimostri in un certo senso che quegli sbagli non li farai più e che vi direte tutto. Cioè, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, vi direte tutto, banalmente. Cioè, se a te dà fastidio che lui, banalmente, in futuro, se gli atteggiamenti troppo affettuosi ti danno fastidio, che non riguardano semplicemente le dicerie altrui, cioè diglielo, banalmente, perché magari sei una persona meno affettuosa e quindi una persona che ti abbraccia. Ci sono le persone che detestano gli abbracci, i baci così gioiosi, quindi anche quella è una cosa da dire eventualmente. Cioè, nell'amicizia bisogna dirsi tutto e conoscere le cose che piacciono e non piacciono all'altro. Quindi è un discorso complesso, ma la chiave è una sola: digli quello che senti dal cuore, punto. Questo è il mio consiglio. Io ti mando un bacione, in bocca al lupo e fammi sapere. E ora veniamo all'ultima mail, l'ultima vittima. Allora, vediamo. Chi sei? A parte che non hai un nickname, ti chiamerò Furbosissima o Furbosissimo, vediamo se è un ragazzo o una ragazza. Ciao Matteo, sono incredula, ti scrivo per avere un parere riguardo a quello che mi è successo.
Ho conosciuto un ragazzo viziatino, adoro, allora sei Denissadosia. Allora, su internet tramite un gioco multiplayer. Ci siamo trovati fin da subito e non abbiamo smesso di scriverci per un giorno. Purtroppo lui non vive in Italia, quindi non abbiamo avuto modo di vederci. Allora immagino che penserai, ma dove sta il problema? Potete vedervi il cam, no? Sì, in teoria, ma sono una persona poco confident, per cui ci siamo limitati a mandarci solo foto. Stavo molto bene con lui nonostante la distanza, perché ci sentivamo in continuazione e non mi faceva mai sentire la sua mancanza. Inoltre sapeva come farmi battere il cuore con parole dolci e sorprese, tramite gioco. Con il passare dei mesi, con il passare dei mesi, conoscendolo meglio, ha rivelato parti di sé che personalmente mi hanno impensierita. Immagino sia stato un po' viziato, perché se gli dico no su una cosa, se la prende e dice scusa se ti ho disturbato, e ovviamente mi viene ad assecondarlo e accontentarlo. Questa notte ha superato il limite, voleva fare sexting, ma per me era troppo tardi, per cui gli ho detto di rimandare che devo andare a dormire. Lui ha fatto buon viso a cattivo gioco, perché con parole dolci mi ha mandato la buonanotte, ma 10 minuti dopo, mentre dormivo, quindi non avevo modo di rispondergli, mi manda un messaggio con scritto: comunque capisco cosa vuoi dire, non ti preoccupare, non ti disturberò più. Ma questo non ce la fa. E sparisce. Ho provato a contattarlo per avere spiegazioni, ma ovviamente invano. Ti sto scrivendo il pomeriggio seguente. Cosa devo fare? Aiutami tu che sei la mia luce in fondo al tunnel. Grazie mille, aspetto con ansia la tua risposta. Allora, carissima Denissadosina, allora, questo qua non ce la fa. A parte che comunque, sì, magari anche banalmente, l'unica cosa per cui secondo me questo ragazzo si comporta così in modo coerente è perché magari tu sei molto fredda nel rispondere, anche involontariamente, magari rispondi a monosillabi, è il tuo modo di rispondere, ma una persona che non ti conosce potrebbe interpretarlo, che ti conosce solo online, potrebbe interpretarlo con è arrabbiata con me, non vuole fare sexting perché è arrabbiata con me, si fa le pare ai pacchi polacchi, ok? Dall'altra parte non è giusto comunque che tu debba assecondare i suoi desideri, perché se non hai voglia di fare una cosa, non la fai, non è che questo dice mi devi parlare adesso e tu non hai voglia, lo devi fare, no, devi farti sentire, devi farti valere, cioè cos'è sta storia? Quindi secondo me il massimo che puoi fare in questa situazione, e il consiglio è unico, è proprio diretto, semplicemente, è se proprio ci tieni tanto, anche se secondo me non ci perderei tempo perché è un pesantone uno così. Poi è il classico che sparisce facendo il risentito, ma se non gli scrivi ritorna dopo 3 giorni, fidati che andrà così. Se proprio ci tieni, io gli scriverei un messaggio del tipo, ok, adesso basta, cioè out, l'unica cosa, l'out, gli fai un out del tipo, ascolta, io non è che devo perdere tempo, quello che abbiamo costruito mi è piaciuto, eccetera, eccetera, mi diverto, mi piacerebbe conoscerti più a fondo, però allo stesso tempo tu devi in un certo senso capire anche le mie esigenze, cioè se io voglio andare a dormire alle 3 di notte, devo andare a dormire alle 3 di notte, non è che sono lì a tua disposizione. Secondo me già che parte così non va bene, eh? Io fossi in te mi eviterei tranquillamente, però se veramente ci tieni, magari un ultimo messaggio in cui sei più diretta, gli dici ascolta, questa situazione non mi va bene, e agisci in base alla sua risposta, perché se non ti risponde ciaone, se ti risponde bbb ciaone, e poi se ti risponde ok proviamo, valuta, soprattutto quando magari dopo l'ok proviamo, magari questo continua a fare quello che vuole, allora a quel punto x. Questo è il mio consiglio, breve e conciso, ma secondo me ci sta. Fatemi sapere anche voi trescini cosa ne pensate di questa situazione. Io intanto ti mando un bacione e fammi sapere. E detto ciò, Turlino, anche questo fumacupido è terminato! E quindi, no, non ti rimetto nel pacco polacco, stai tranquillo. Ma dobbiamo invece salutare i nostri trescini perché siamo esausti, salvandoli dal sentiero arduo del trash amore, li riportiamo finalmente nell'essenza della subdolaggine, augurandovi sempre di essere...